Pronti a fare un giro per Los Angeles? Vi porterò un po' in giro per la California, mettendo a dura prova l'FSD 12.5 di Tesla su Model 3 Performance. E per finire, un bel test drive sul Cybertruck. Non perdetevi i prossimi episodi! Ragazzi, spero tutto bene. Questa è una citazione che penso davvero in pochi coglieranno, anzi è un tributo più che una citazione. Oggi ragazzi mi sto spostando verso il sud di Los Angeles e precisamente voglio andare a visitare il quartiere di Compton, che non è proprio un quartiere che viene visitato dai turisti, e a me proprio queste cose sono le cose che mi piacciono, non andare a vedere la Walk of Fame o quelle stelle lì per terra che non mi danno nulla. Andiamo in un quartiere un po', come si dice, definito malfamato. Ora vedremo se riusciremo a tornare sani e salvi a casa. E comunque diciamo che per chi non lo conosce, Compton è proprio il quartiere dove negli anni 80 c'è stata proprio l'ascesa del gangsta rap, per chi segue un po' la parte musicale. Io volevo andare giusto a, diciamo, a visitare questo posto, perché penso sia un posto tra molte virgolette magico, specialmente se seguite il genere di musica rap e hip hop. E ultimamente è ritornato molto in hype per il video che ormai spopola ovunque, non so, penso non l'abbiate visto, soltanto se abitate sulla Luna o su Marte. Video di Kendrick Lamar dissing con Drake, They Not Like Us. Per chi mi conosce bene sa che io sono team Drake tutta la vita, non per questo non disdegno questa traccia, anche se vabbè, parere mio personale, sono andati, cioè si sono un po' troppo spostati poi finisce sempre così, dallo sfottò a cose personali e familiari che secondo me non c'entrano nulla e hanno un po' esagerato, però queste sono mie considerazioni e che poco interessano, diciamo. Adesso andiamo a vedere un po' come sta messa la situazione di questo quartiere, anche perché da come ho capito rispetto agli anni 80-90 è stato riqualificato e non poco. Adesso cercheremo di visitare, una volta arrivati lì, i posti mostrati nel video di Kendrick, che sono praticamente già sono entrati nella storia, non è passato neanche un mese. E cercherò anche di pranzare nel fast food proprio del video. Ho visto che hanno fatto di recente, tramite dei video che ho visto girare sul web, che hanno fatto già un murales proprio lì, diciamo nella zona dove hanno fatto il video. Quindi andremo un attimo in perlustrazione. Comunque guardate come se la cava con le sue svariati cambi di corsia random che tanto gli piacciono. Una bella spedita, limite anche qua, limite di velocità 89, questa cosa non l'ho ancora capita, 89 e lui ha impostato 93, non so se sicuramente sarà un range che ha, forse hanno impostato che in quel range comunque si può andare, non lo so. E oggi non è tardata ad arrivare la prima multa. Stati Uniti, no, non prima multa negli Stati Uniti, prima multa di questa vacanza, perché negli Stati Uniti ne ho prese svariate, come ne ho prese svariate e in tutto il mondo penso, compresa l'Italia ovviamente. E quindi niente, vabbè, stava tardando ad arrivare e diciamo che niente, si è fatta attendere per soli 3 giorni, quindi a posto così, adesso continuiamo
anche qui limite di velocità 105, ma è impostata a 110. Ci facciamo tutto il pezzo di autostrada e appena arriviamo a Compton, se non ci bombardano o ci stanno aspettando lì all'ingresso del quartiere e ci iniziano a trivellare di colpi, vi faccio vedere questo quartiere dove la musica hip hop e la gente hanno una vera e propria fede verso la musica. Quindi andiamo e ci vediamo tra poco. Sarebbe bello arrivare lì a Compton con la musica a palla, finestrini abbassati con Drake sottofondo. Lì proprio come farsi ammazzare. Adesso stacco perché sennò diciamo il copyright ci si beve al volo. Allora, siamo arrivati nei pressi di Compton. Diciamo che per ora più o meno sembra un quartiere abbastanza normale, tranne ho visto due o tre negozi totalmente transennati, proprio anche la vetrina era una farmacia, e anche dei negozi che vendono alcol e cose del genere. Penso che di sera la situazione sia abbastanza problematica. Sono veramente tutte per ora abitazioni singole, tipo come se fossero delle villette. Per ora ho detto niente di eccezionale. La cosa che è molto bella, non sono riuscito per adesso a firmarla perché avevo delle macchine dietro, è pieno di murales che ricordano sempre artisti della scena rap o hip hop. Ce n'era uno con Lauryn Hill, bellissimo, verso sulla destra qui su un muro di una casa, davvero spettacolare. Spero magari forse a ritorno, se facciamo la stessa strada, di riuscire ad immortalarlo perché meritava proprio. Ma qui ci sono parecchi artisti di strada che hanno davvero talento, come il murales che andremo a vedere lì dopo, proprio intitolato a Kendrick. Io ho visto dei video e delle foto davvero pazzesco. Ah, stupendo, purtroppo non riesco a immortalare un po' tutto quello che c'è all'intorno, anche perché ci sono dei cartelli pubblicitari, ragazzi, stupendi. Per chi ha visto la serie Better Call Saul, praticamente in quello stile, con praticamente la foto di questo avvocato, giacca e cravatta, con la mano così che indica, proprio la classica pubblicità americana. Praticamente c'era scritto sopra tutta una quota enorme, era mi pare 220.000 dollari, una cosa del genere, scritto tipo a jackpot con il font giallo, con scritto praticamente che se avevano subito degli incidenti di chiamare lui perché gli faceva prendere tantissimi soldi. E c'era proprio questa pubblicità, cioè per me è una cosa ineccepibile, proprio inconcepibile. C'era praticamente questo qua con questa foto tutto giacca e cravattato, con scritto sotto questa cifra, con scritto a un bikers, quindi a un motociclista, ho fatto prendere questa cifra, quindi se hai dei problemi con un incidente chiamami che ti faccio diventare ricco, cioè tipo cose del genere, cioè davvero incredibile, cioè cose che solo qui puoi vedere secondo me. Allora, eccoci qui arrivati, famigerato posto in cui è stato girato il video di Kendrick Lamar, riconoscibilissimo anche dalla thumbnail che c'è su YouTube. Questo qui dietro è un tribunale, quindi è adesso di giorno a quest'ora è super controllato, ci sono carabinieri, forze di polizia, carabinieri magari no, sono forze di polizia ovunque. Certo, venirci stasera non credo sia una buona idea. Tanto sono alla ricerca di uno di Tupac Shakur, bellissimo anche questo, diciamo che non è per niente male. Qui è pieno di questi graffiti fatti da artisti di strada con un talento incredibile, ragazzi. Penso forse che sia la prima volta che riesco a trovare un parcheggio non a pagamento all'ombra tutto questo viaggio, quindi Madonna, al sole, ragazzi, non si può stare. Comunque quanto è bella la performance, anche quella vecchia. Spoilerino. Spettacolo. Bella cattiva anche dietro.
Poi i cerchi sono uno spettacolo, mamma mia. Che spettacolo. Sono non delicati, delicatissimi credo. Guardate un po' che spettacolo. Questo è sempre dove hanno girato il video, la parte frontale. E hanno fatto questo murales pazzesco. Finisce qua dietro il titolo della canzone. Davvero, i dettagli sono una cosa spettacolare. Guardate che roba. Complimentissimi. Allora ragazzi, sto andando via da Compton, mattinata diciamo di perlustrazione. Che dire, quartiere sicuramente difficile, non si può negare. Comunque la riqualificazione che stanno tentando di fare, diciamo che più o meno si vede. Certo, di notte penso proprio che non mi avvicinerei a queste zone. Poi le parti lì dove ho fatto i video, che sono le parti delle scene del videoclip di Kendrick Lamar, sono un tribunale e un fast food che stanno lì vicino, sempre a Compton, e sono abbastanza tranquille. Certo, la parte lì del tribunale c'era una parte dove c'erano dei giardinieri che stavano facendo dei lavori con una libreria vicino. Quella libreria c'aveva un sottopassaggio con un giardino. Diciamo che anche di giorno era bella tosta la situazione. Poi certo non mi sono addentrato proprio nei quartieri, perché prima cosa non mi interessava. E seconda cosa, lì con una macchina del genere, il telefono che stai riprendendo, vai proprio a cercare rogna. Diciamo che sto in vacanza, ho un'altra settimana bella abbondante di vacanza e non mi andava di mettere nei guai, diciamo. Ho visto delle vie con delle case davvero pesanti. Mamma mia, guardate che macchinoni. Però vabbè, diciamo che si sa che è così. Inizi un attimo ad allontanare dal centro, lì devi farti il segno della croce, perché non è detto che tu possa tornare a casa la sera per cena. Top curva. Curvone a palla a 100 come se niente fosse. Comunque sull'autostrada c'è proprio il suo regno. Fa come gli pare. Che dire, mi è piaciuto comunque rivivere dal vivo i posti che hanno preso parte del video musicale che tanto è in voga e in hype in questo momento. Adesso ce ne ritorniamo a Los Angeles e precisamente a Downtown, perché voglio andare a una mostra di arte moderna che volevo visitare ieri, ma ieri era tutto completamente chiuso. E niente ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!